No, non ce la faccio. Aspetta, aspetta. No, perché stiamo andando. Da tanto dai, ma che intro devo fare per sto gioco? Va bene, allora. Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti a questo nuovo video. Sono FamiJ e oggi siamo su QVOP. Madonna santissima. Allora, siccome avevo portato GIRP, che tra l'altro ho vinto anche, avevo portato in passato anche QVOP, che è fatto sempre dallo stesso creatore di GIRP, che si chiama FOSBIVOL, perché è sempre lo stesso creatore di Getting Overy. Pensa te come siamo messi. Comunque, questo signore ha fatto appunto GIRP, ha fatto anche QVOP, che è il più famoso. Sei svenuto. Non ho fatto niente. Io non ho fatto niente. È morto. Morto! Bisogna riuscire a fare la corsa davanti, no? Però bisogna usare questi tasti che sono QVOP della tastiera, che se non fosse per questo gioco non li avrei mai schiacciati nella mia vita. Vabbè, l'obiettivo è arrivare almeno ai 100 metri sostanzialmente, quindi almeno quelle delle Olimpiadi. Cosa molto complicata da fare, perché nonostante siano passati ormai, boh, credo 10 anni da quando è uscito, no, forse di più, no, del 2008 sto gioco, Sono passati più di 10 anni da quando è uscito questo gioco. Nonostante questo, ancora non si è capito come cacchio fare sta cosa. Io in primis non ho capito come fare sta cosa. Comunque, traguardo record. Per adesso sono 5 metri che ho appena fatto mentre chiacchieravo. Che non è male. Che non è male. Attenzione, pazzesco! 6 metri e mezzo. Che poi se uno non ci gioca. Il fatto è che se uno non ci gioca, no? Non si capisce quanto è improponibile sta a fare, no? Devi proprio giocarci, porca della puttana. Per apprezzare il decadimento cerebrale che ti porta ad avere questo gioco qua. Dovevi proprio giocare, che se no dal video non si capisce. Ma vi assicuro che nel mentre che tento di imitare Cristiano Ronaldo contro la Juventus, io comunque mi sto impegnando per non fare questa cosa. Il fatto è che c'è proprio una tecnica che ancora non ho appurato nonostante siano passati eoni. Ormai questo gioco l'hanno fatto i babilonesi e nonostante questo non si è capito una sega di come corre, porco demonio. Tutto sta, ragazzi, comunque nel prendere il ritmo, perché se prendi il ritmo, e non è questo il ritmo, va bene. In poche parole, una persona che veramente sa giocare a questo gioco, che c'è scritto che si può ti puoi veramente muovere come un essere umano con skill. Il problema è che la skill non ce l'ha nessuno, cioè dai, non dimmi che c'è qualcuno che ha una skill su sto gioco. Secondo me non esiste. Cioè, se no veramente non avete un fidanzato barra fidanzata, nessuno ce l'ha. Perché io non ci voglio credere. Però intanto i 12 metri li ho fatti. I 12 metri li ho fatti. Vado per i 15. Mamma mia, un fenomeno. Stavo scherzando. Minchia, come piove la figa. 20 metri. No, ragazzi. Zitti, mi devo impegnare. Sponsor dell'Adidas. Like, mi vuole parlare. Sponsor, porca troia, 30 metri. Non arriverò mai a 30 metri. Non so come ho fatto. Ho fatto una provata finale. Tra l'altro, non so qual è il mio record, ragazzi. Però comunque ero arrivato parecchio. Mi ricordo che c'era un video in particolare dove ero arrivato parecchio avanti. Adesso non vi so dire quale. Ma c'è stato un video in cui ho fatto la giocata del secolo. Adesso non vi saprei dire. Ecco, l'importante è emulare quel video lì. Non so come. Quanta fatica per arrivare ai 30 di nuovo. No, piega la gambina. 26. Ce l'ho arrivato, ero di nuovo ai 30. Ragazzi, comunque se prendi il via è fatta, Non so con che criterio, ma se pre uno prende il via psicologicamente è fatta, poi non so bene. Ok, mica l'ho ripresa. La ripresa Vesino. La ripresa Vesino. Ero caduto e l'ho ripresa. Con una skill incredibile. Ho fatto una skillata che non saprei fare, ragazzi. Incredibile. Pazzesca come l'ho ripresa questa. Per favore andiamo ai 30. Merda, merda. Ok. No! Ma dai, l'avevo ripresa. La pizza l'ho ordinata, quindi siamo a posto. Almeno. Allora, sentite, facciamo una roba seria. Facciamo una roba seria. Allora, facciamo FamiJ QV. Oh, molto semplice. Il gioco più esilarante mai. Vabbè, 2 anni fa l'avevo fatto. Comunque, bellissima la copertina. Complimenti, FamiJ. Marco, allora, appena Ciao arrivato ti. Marco, sono molto contento, però no. Ah, avevo anche fatto Klopp. No, vabbè, Klopp no. Questa volta ne faccio. Già mi sto incazzando. Ma non avevo fatto niente, avevo fatto un punteggio di merda. 22 22.3. Beh, allora rispetto al 2019 siamo migliorati. Allora era questo che avevo fatto una roba. Ma avevo. Cioè, guarda, guarda! Ero arrivata a 58! 60 metri! Come cazzo avevo fatto a fare 60 metri nel 2013? Dentro la marmotta avevo tipo il Ratatouille che mi muoveva. Se no non ha senso sta cosa. Comunque, ero arrivato a 60 metri giocando normalmente. Come cazzo avevo fatto? Spiegatemi. Che qua sono arrivato a 30 per grazia di Dio. Cioè, veramente impossibile. Ok, comunque è pazzesco se ci pensate, eh. Come cacchio ho fatto a fare 60 metri? Cioè, quello è il mio record totale, 61 metri. Allora, raga, quant'è vero il Dio? Adesso continuo finché non mi arriva la pizza. Me ne sbatto.
vado avanti così tutta la sera piuttosto, me ne frega le palle, ok? Ci mette mezz'ora da adesso ad arrivare la pizza, io vado avanti finché non ci riesco, ve lo giuro. Finché non mi citofonano io vado avanti, non ne voglio sapere. Zitti, zitti. Come puoi aiutarmi? Disinstalla sta merda. Dai, porca un ostacolo, cioè, un ostacolo. C'ho 20.000 euro di computer buttati nel cesso. No, raga, io veramente non... No, io non... 51 metri, c'era un ostacolo di merda. Come avevo fatto? Come avevo fatto quando nel 2013? Come? Come? Come l'avevo superato l'ostacolo? Porco il demonio morto, ieri. Come avevo fatto? Non si può superare un ostacolo. Questo gioco di me non puoi neanche camminare. Come pretendi che io superi un ostacolo? Cosa devo fare? Saltare? Cosa? Ma poi sui 50 metri mi metti un ostacolo. Ma sei veramente... Ma dai, ragazzi. L'avevo fatto una corsa idilliaca. Dai, gli ho dato una testata, gli ho dato. Porco demonio, non sei Zidane. Oddio, basta. C'è tanto 50, ci ho messo 8 ore per tornare a 50 metri. Ancora mi ricordo la pizza, incredibile, non so. Però basta, sono sudato, mamma mia. Cioè, non avete idea. Scusate, no, aspetta, prima di chiudere, scusate. Mi sembra che ci... No, sì, vabbè, sì, certo. No, vabbè, ma mi sembra una cosa normale. Un attimo skillato? Madonna mia, questo qua dovrebbe... Secondo me lui è Jeff Bezos. Cioè, proprio... Avrà gnocca che cade dal cielo. Pazzesca, raga. E quindi alla fine cos'è che c'è? Jump. Ah, perché c'è il salto da fare alla fine. National Hero. Va bene. Spero che vi sia piaciuto. Questo era QVOP, ragazzi. Spero che vi ricordiate tutti della magnificenza di questa perla. Comunque, nonostante, a parte la tastiera che si è un po' spaccata, comunque sia... Non ho fatto un brutto punteggio, cioè comunque vi sfido a fare almeno 20 metri in sto gioco, ve l'assicuro, è impossibile. Come sempre ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche per i social che come vi ho detto nella descrizione. Se non siete tutti iscrivetevi e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi!